È continuo e quotidiano l'impegno che il Comune di Trieste sta adoperando verso una pronta risoluzione al problema che il crollo del tetto alla piscina acquamarina ha provocato all'utenza della struttura. Utenza che comprende principalmente persone diversamente abili e anziane, oltre a giovanissimi e alcuni sportivi. E proprio l'assessore Grilli, assieme a molte altre realtà come l'azienda sanitaria e la Regione, sta cercando nuovi spazi per dare continuità al servizio che forniva l'acquamarina, frequentata da circa 120 persone come utenza fissa. E sui luoghi l'assessore non si sbilancia, ma dimostra che il cerchio si potrà chiudere a breve. Noi ci siamo mossi immediatamente assieme ai gestori della piscina terapeutica e in collaborazione con l'azienda sanitaria, con i funzionari della regione, con la consulta dei disabili. Per noi era importante avere innanzitutto la fotografia dell'utenza. Abbiamo circa 120 persone che tra anziani e persone con disabilità utilizzavano quegli spazi. Era importante anche sapere delle persone con disabilità quanti avessero difficoltà motorie e proprio attraverso questi dati noi ci stiamo muovendo per cercare una risposta. Abbiamo già una serie di delle possibili alternative, certamente non è facilissimo perché la piscina terapeutica era unica in città e quindi dava un certo tipo di risposta, però abbiamo delle alternative che dovrebbero all'interno della settimana poterci dare portare una soluzione sicuramente temporanea rispetto a quello che poi dopo succederà nei confronti di una riqualificazione oppure della costruzione di una piscina in un'altra sede. Grilli parla poi del futuro della struttura, non tanto su dove ricostruirla, quanto più sulle caratteristiche che dovrà avere. Dove onestamente non lo so, quello che è certo è che attraverso i dati che noi abbiamo certamente ci faremo parte attiva nell'individuare quali saranno, attraverso le esigenze che abbiamo in questo momento, quelle che dovranno essere le caratteristiche sia riabilitative ma sia anche sportive per le persone con disabilità. I dati che ci abbiamo ci potranno dare ai costruttori degli elementi sicuramente nuovi.